Buongiorno da Piercarlo Lava, siamo al Parco Italia in prossimità del Ponte Meyer, dove è stata inaugurata una scultura spazialista del maestro Antonio Saporito. Siamo con il sindaco Gianfranco Cuti, al quale chiediamo perché, cosa significa spazialista, perché non lo sa, perché questa scultura e perché è collocata qui nei pressi del Ponte Meyer. Ma vedo che le domande non sono poche. Iniziamo col contesto. Siamo qui in un luogo particolare e particolarmente significativo della città, cioè sulla sponda del fiume Tanaro accanto al Ponte Meyer. Ponte Meyer rappresenta un accento molto forte di un'Alessandria che guarda all'architettura contemporanea, che guarda al futuro. L'inserimento di una scultura spazialista del maestro Saporito in questo punto non è un casuale, ma è proprio per sottolineare con un'altra opera d'arte, questa volta una scultura, l'elemento, diciamo così, di proiezione verso spazi ulteriori e quindi verso un futuro della città di Alessandria, che si pone nei confronti di questo futuro con altrettanta sicurezza e altrettanta fermezza di come ha vissuto la propria storia da 850 anni, perché quest'anno è proprio l'anno in cui si celebra l'850esimo compleanno della città. Quindi il significato di questa scultura, il significato della installazione in questo luogo, ribadisco, non è casuale, ma è un preciso riferimento, se vuole anche di carattere simbolico, rispetto a una città che ha vanto del suo passato, ma che non ha nessun timore a guardare il suo futuro. L'opera d'arte ha una funzione emblematica straordinaria, perché riesce a sintetizzare in qualche modo dei concetti che esprimerli verbalmente a volte occorre parecchie parole, parecchio tempo, parecchio scritto. La sintesi che riesce a dare un'opera d'arte è qualcosa di stupendo, e oggi noi viviamo questo momento con grande gioia e con grande stupore, che è una cosa sempre bella, che fa parte, se vogliamo, della cultura del bambino che sta in ognuno di noi, ma che in questi casi fa sì che si apprezzi meglio ciò che oggi e ogni giorno viviamo nella nostra comunità. Possiamo dire che l'amministrazione comunale pone molta attenzione alla cultura, considerando appunto l'importanza che in molti casi viene data, ma in altre zone non viene data. Ma io sono convinto di questo, la mia amministrazione, la nostra amministrazione sta lavorando alacremente, le celebrazioni di 850 anni lo dimostrano, dimostrerà la mostra che si aprirà tra non molto a dicembre, che sarà una mostra nazionale sulla scultura lignea di produzione locale tra la fine del 400 e l'inizio del 500, quindi un'altra importantissima e gloriosa pagina di storia che riguarda Alessandria. Se crediamo nella storia, se crediamo nel nostro patrimonio, noi certamente saremo molto più robustiti nell'affrontare le sfide quotidiane. Ecco, ci saranno altre sculture che verranno inaugurate nei prossimi mesi, nei prossimi settimane in Alessandria? Questo lo lascio in qualche modo alla suspense, però diciamo che è stato un periodo in cui di sculture ne abbiamo inaugurate parecchie, da quelle di Lodola, del Marengo, al Cappellaio Magico, al lavoro egregio artigianale fatto per la rotonda dove si celebra il concorso di chitarra Pittaluga insieme alla Borsalino, una sorta di sintesi delle esperienze più importanti di Alessandria. Quindi sì, credo che ci se ne saranno altre. D'altronde io mi trovo a un anno e mezzo, forse un poco meno, dall'avvio del mio mandato. Sono ben felice di avere non inaugurato, l'inaugurazione è l'ultimo atto, ma di essere stato in qualche modo testimone di una città che anche nell'arte vuol trovare un suo significato particolare. Cioè un fautore del propinare cultura maggiormente di quanto magari sia stato fatto in passato. Non vado in quello che è stato fatto nel passato, non mi interessa, sono come Saporito il Ponte Meyer, guardo al futuro. Bene, grazie signor sindaco.